il cuore miniera preziosa. Ogni mortale ha nel proprio cuore una miniera preziosa. Si tratta di sfruttarla con l'intelligenza e con la fatica. Chi poco comprende, poco guadagna. Chi poco si affatica, poco raccoglie. Chi semina vento, raccoglie tempesta. Chi sa utilizzare la vita presente per il paradiso, raggiunge il fine della creazione. L'uomo buono, dal tesoro del suo cuore, cava fuori il bene, poiché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Tante volte ho contemplato le zone che circondano la città di Ragusa. Spesso dicevo tra me: quanto terreno sprecato, poca produzione, almeno si alimentano le mucche e le pecore con il pascolo. Una persona intelligente studiò a fondo la zona ragusana, mise in attività l'esperienza propria e altrui e sondò qua e là il terreno, non si fermò davanti agli ostacoli, nella speranza di trovare il petrolio, impiegò la sua ricchezza. Infine l'esito fu felice. Quando quest'anno mi sono recato a Ragusa, volli visitare la zona storica, su cui oggi puntano gli occhi i migliori industriali del mondo. In un bivio della strada lessi la targa ABCD, cioè asfalto, bitume, catrame, derivati. Poco distante scorsi i pozzi di petrolio. Erano in attività le macchine. Quale non fu la mia meraviglia a vedere il tubo di un pozzo attivo. Solo due operai assistevano. Conclusi tra me: quanti miliardi vengono fuori dalle viscere della terra, quanto vantaggio all'umanità. Il tesoro qui c'è sempre stato, ma inutilizzato. È stata necessaria l'intelligenza e la fatica per trovarlo. Se si sapessero sfruttare tutte le energie del cuore umano, quanti tesori si troverebbero per l'eternità? Più preziosi del petrolio di Ragusa? Ci vuole intelligenza per approfondire le grandi verità che Dio ha rivelato. Se manca questo, manca la base. Non tutti lavorano per il paradiso, perché non si medita abbastanza e si spreca il dono dell'intelligenza solo negli affari materiali. Viva Maria, Maria la Regina. Il cuore miniera di iniquità. Il cuore è anche una miniera di iniquità, se non si tengono a freno le passioni. Dice Gesù: dal cuore dell'uomo vengono i cattivi pensieri, le fornicazioni, gli omicidi, i furti, le avarizie, le iniquità, le frodi, la libidine, l'invidia, le bestemmie, la superbia e la stoltezza. San Marco, capitolo 7, versetto 21. Mentre sto per chiudere questo scritto, mi trovo sull'Etna, il primo vulcano d'Europa. Il cratere è in attività. Miriadi di masse di fuoco, dopo l'esplosione che produce un forte terremoto, escono dalle viscere della terra e si lanciano a centinaia di metri. Dopo qualche istante si ripete l'esplosione. La lava, che pare inferocita, si riversa in torrentelli di fuoco e scorre fuori dal cratere. Il puzzo dello zolfo, il calore del fuoco, tutto ciò mette tanta paura. E intanto penso: dal sottosuolo di Ragusa viene fuori la ricchezza, da qui invece viene fuori il fuoco, che apporta il terrore in tutta la zona e la distruzione dei vigneti e di qualche cittadina. Così il cuore umano. Quanti uomini e donne sono come crateri in eruzione, mettono fuori dal loro cuore bestemmie, calunnie, discorsi immorali, scandali. Costoro seminano la distruzione in famiglia e in società. Per tale gente la vita è una terribile preparazione al fuoco eterno. O aprissero gli occhi almeno un'ora prima del loro ingresso nell'eternità. Ogni giorno è un passo verso l'eterna dimora. La vita è come un viaggio in treno, chi scende prima e chi dopo. È pazzo quel viaggiatore che, vedendo una cosa bella, scende dal treno, dimentico del fine per cui viaggia, ossia il paradiso.